La domanda è: esiste la reincarnazione? Se esiste, qual è la base per cui un essere passa da una nascita all'altra? Cos'è che trasporta una persona da una all'altra? Ora, perché tu capisca questo, devi un minimo comprendere i meccanismi di ciò che sei. Sto parlando dei meccanismi di come è costruito un essere umano. Vedi, quando dici sono un essere umano, l'aspetto più superficiale è il corpo fisico. Nello yoga consideriamo tutto come corpo, perché è più facile per te capirlo in questo modo. Quindi vediamo il corpo come 5 dimensioni o 5 strati. Il corpo fisico è conosciuto come Annamaya Kosha. Annamaya Kosha significa, Anna significa cibo, questo è un corpo di cibo. Il successivo è chiamato Manomaya Kosha, significa che è il corpo mentale. Il terzo è chiamato Pranamaya Kosha, che significa corpo energetico. Corpo fisico, corpo mentale, corpo energetico. Tutte queste 3 dimensioni sono fisiche. Sono esistenza fisica. Il corpo fisico è molto grossolano, il corpo mentale è più sottile, il corpo energetico è ancora più sottile, ma tutti questi 3 sono fisici. È proprio come la lampadina, è fisica, questo lo puoi vedere. Anche l'elettricità che sta dietro è fisica, non è vero? Anche il filo che la collega è fisico. Anche gli elettroni che scorrono lungo il filo sono esistenza fisica. Così, allo stesso modo, il corpo fisico, il corpo mentale, il corpo pranico sono tutti dimensioni fisiche della vita. Questa dimensione fisica della vita, in tutte queste 3 dimensioni, porta le impronte del karma. È impresso nel corpo, è impresso nella mente, è impresso nell'energia. Questa impronta karmica, o la struttura karmica, è ciò che le tiene insieme. Il karma è il cemento che ti lega al corpo fisico. Il karma, allo stesso tempo, è il legame. È solo grazie al materiale karmico che puoi tenerti agganciato al corpo ed essere qui. Questo è dove la spiritualità sembra essere difficile, perché se cerchi di toglierlo, non funziona. Se cerchi di aggiungerlo, non funziona. Devi essere semplicemente qui. Se sei semplicemente qui, è un momento. Ora, le 2 dimensioni successive sono chiamate Vijnanamaya Kosha e Anandamaya Kosha. Vijnanamaya Kosha è non fisico, ma è collegato al fisico. È come uno stato di transizione. Anandamaya Kosha è completamente non fisico. Quindi, Vijnanamaya Kosha e Anandamaya Kosha, che significa corpo di beatitudine. Anandamaya Kosha means it's the bliss body. C'è un corpo di beatitudine all'interno, che è al 100% non fisico. Non ha una forma di per sé. Solo se il corpo energetico, il corpo mentale e il corpo fisico sono in forma, possono tenere il corpo di beatitudine in forma. Se queste cose vengono portate via, il corpo di beatitudine diventa semplicemente una parte del cosmo. Quindi, qualunque cosa tu chiami Atman o anima è in realtà una finzione, nel senso che la gente descrive una certa limitazione del non fisico come anima, ma il corpo per l'anima è ancora il tuo karma. Se la struttura karmica viene completamente smantellata, non c'è anima. Ogni cosa si fonde con ogni altra. There is no soul. Everything merges into everything else. Ciò che viene chiamato Mahasamadhi o Mahaparinirvana è proprio questo, che pian piano capisci dove sono le chiavi e smantelli la struttura karmica, così da non esserci davvero più. Quando qualcuno muore, diciamo, questa persona non c'è più. Questo non è vero. Quella persona non c'è più come tu la conosci, eppure decisamente esiste ancora. Ora, se tu smantelli la struttura karmica al 100%, ti fondi con l'esistenza. Questo viene chiamato Mukti, Mahasamadhi. Nella tradizione hindu si chiama Mukti. Nella tradizione yogica si chiama Mahasamadhi.
Nel sistema buddista è chiamato Mahaparinirvana. In inglese generalmente diciamo liberazione. Liberazione significa diventare liberi dal processo stesso di vita, nascita e morte. Liberazione significa diventare liberi dalle strutture fondamentali del corpo e della mente. E in tutto questo la struttura karmica è la corda che tiene insieme queste cose. Quindi, quando una persona muore, ovviamente, il corpo fisico è qualcosa che hai preso in prestito dalla terra. Questo corpo è semplicemente terra, non è vero? Capisci? Questo corpo fisico è solo un pezzo di terra che adesso se ne va in giro così. Ma lo devi restituire, atomo per atomo, niente interessi. Ma devi restituire ogni atomo. Non ti sarà permesso di portar via neanche un solo atomo da questo pianeta. Nessuno ci è mai riuscito. Il corpo fisico si sgretolerà, il corpo mentale e il corpo pranico, a seconda della forza del tuo karma, continuano. Se la struttura karmica è molto intensa, non si è esaurita, allora deve esaurirsi. Se il karma è diventato debole perché ha fatto il suo corso, allora troverà molto facilmente un altro corpo. If the karma has become weak because it has run its course, then it very easily finds another body. Perché possa trovare un altro corpo, l'intensità di questa struttura deve abbassarsi, deve diventare passiva. Se è molto intensa non può trovarlo, deve restare in sospeso. Quindi questo è ciò che chiamate fantasmi. Qualcuno è morto, la sua struttura karmica è ancora intensa perché non si è esaurita. Ora ha bisogno di molto più tempo per trovare un altro corpo. Lui esiste ancora e più la sua struttura karmica è intensa, più diventa visibile o più disponibile per le persone a livello esperienziale. Ci sono innumerevoli esseri come questi, tutto intorno a te, che te ne renda conto o no, ma la maggior parte non li percepisci perché il loro karma è dissipato. Stanno solo aspettando che si dissipi di più prima di trovare un altro corpo. Ma se il loro karma è molto intenso, ecco perché nella tradizione si dice che se qualcuno muore in modo innaturale, che sia per incidente o per suicidio o in qualche altro modo, diventerà un fantasma. Non è così, tutti lo diventano. È solo che quelli sono più esperienziabili, sono più disponibili alla tua esperienza, perché hanno strutture karmiche più intense. Quindi le persone potrebbero farne esperienza un po' di più rispetto ad altri esseri che muoiono di vecchiaia. Se uno porta a termine il proprio karma assegnato per quella vita, morirà semplicemente così, senza malattie, senza incidenti, senza nessuna ferita. Quando uno semplicemente muore così, quella persona può trovare un altro corpo nel giro di ore. Ecco perché in questa tradizione hanno sempre detto che se uno completa la sua vita e muore pacificamente, questo è il modo migliore di morire, perché non ha bisogno di gironzolare attorno, procede immediatamente. Ora, quando tu cammini sul sentiero spirituale, la meta finale per ogni cercatore spirituale è voler spezzare tutto questo processo. Oppure, per usare un'analogia, possiamo dire che quello che adesso chiami la mia anima è come una bolla. La superficie esterna della bolla è la tua struttura karmica. Dentro c'è aria. Supponiamo che ci soffi dentro e la fai scoppiare. Dov'è l'aria? Dov'è la tua aria? Non è la tua aria, non esiste niente del genere. È diventata parte di ogni cosa. Where is your air? There is no such thing as your air. It's become part of everything. Quindi ciò che chiami anima è fittizio, perché non esiste una tua anima, una mia anima o l'anima di qualcun altro. Adesso questa illimitatezza è contenuta nella limitata struttura karmica e questo ti fa credere che sia un'entità separata. Se togli le chiavi che tengono insieme la struttura karmica, allora semplicemente collassa. Quindi, questo dopo vita, la prossima nascita, non credere a tutte queste assurdità. Ma in questo momento, se siedi qui e semplicemente chiudi gli occhi, puoi chiaramente vedere che sei più di questo corpo, non è vero?